Alle prime luci dell'alba, nei comuni di Andria e Barletta, la direzione distrettuale antimafia e le squadre mobili delle questure di Bari e della BAT hanno eseguito l'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere e domiciliari nei confronti di sette soggetti ritenuti responsabili di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dall'aver commesso il fatto con metodo mafioso. Il piano prevedeva di sequestrare un facoltoso imprenditore barlettano con lo scopo di estorcere denaro in cambio della sua liberazione nella giornata del 22 aprile 2022. La pianificazione era stata portata avanti in ogni minimo dettaglio, al punto tale che le autovetture dei presenti responsabili erano già posizionate nei pressi dell'azienda, in attesa che l'imprenditore rincasasse. Era sfuggita agli autori del piano la presenza degli agenti della Polizia di Stato, appostati per monitorare le mosse degli indagati, interrompendone al momento opportuno l'azione ed impedendo di fatto il sequestro. La vicenda relativa al tentato sequestro sventato era stata preceduta da un altro episodio analogo, il sequestro del figlio di un imprenditore andriese che per la liberazione aveva ricevuto una richiesta di riscatto di centinaia di migliaia di euro.